Torniamo a parlare naturalmente della situazione di contagi, ricoveri e purtroppo anche decessi Covid nel nostro territorio. Naturalmente abbiamo raggiunto referenti dell'azienda sanitaria locale, il dottor Sasso, direttore sanitario. Buongiorno, ci aggiorni sui numeri? Sì, sui ricoveri siamo in una fase di stallo, diciamo, siamo intorno ai 111 ricoverati in acuzie presso i nostri reparti, di cui 2 in rianimazione e 27 in semi-intensive e gli altri in media intensità, 18 ricoveri presso la clinica La Via Larda. E poi come postacuzie altri 5 ricoveri presso un RSA e 6 presso il nostro CAVS. Ecco, rispetto ai giorni scorsi, quindi più o meno sugli stessi numeri. Sì, siamo sugli stessi numeri. Ci sono però moltissimi pazienti seguiti anche al domicilio. Qui chiederei il commento della dottoressa Anna Lingua, infettivologa, ovviamente in forza all'ospedale di Biella. Sono diverse le terapie che vengono somministrate, dagli anticorpi monoclonali alle nuove terapie antivirali, è così? Buongiorno. Buongiorno, assolutamente vero. C'è un grosso lavoro ospedale territorio per i pazienti che vengono gestiti a livello domiciliare. Una sinergia tra i medici di medicina generale, soprattutto i medici USCA, per quanto riguarda queste terapie. I pazienti che potrebbero essere idonei a ricevere questi trattamenti vengono segnalati dai medici USCA alla sottoscritta e tempestivamente vengono organizzati o la somministrazione della terapia orale a domicilio grazie ai medici USCA, oppure la somministrazione di anticorpi monoclonali in un ambulatorio dedicato con un'infermiera dell'ospedale e la sottoscritta. È importante per queste terapie la tempestività di intervento, cioè devono essere effettuate entro 5, massimo 7 per alcuni antivirali, giorni dall'esordio dei sintomi. E per questo l'appello è a chi ha sintomi e ha però delle patologie che possono appunto comportare quindi un aggravamento della malattia Covid, di rivolgersi al proprio medico di famiglia. Sappiamo che ci sono ovviamente anche diverse prescrizioni, non possono essere somministrati a tutti e ovviamente deve essere il medico a sottoporre la terapia, ma ci sono stati dei risultati insomma soddisfacenti così? I risultati in particolare per quanto riguarda sia il remdesivir sia gli anticorpi monoclonali, che sono trattamenti con più pazienti trattati in questo momento, hanno dato finora dei risultati ottimi. Abbiamo un dato aggiornato a tutt'adesso, in cui ho fatto proprio un calcolo e visto che l'efficacia in particolare delle terapie domiciliari si valuta anche in rischio di evoluzione sfavorevole in ricovero per polmonite e peggioramento clinico, nel nostro caso dell'ASD di Biella abbiamo un'efficacia attualmente calcolata di circa il 94%, ovvero che 94 pazienti su 100 sono stati mantenuti a domicilio e sono migliorati / guariti.